Abbiamo un grosso investimento, io lo chiamo, sicuramente Ferri mi capisce, piano Doncic, perché quando la Slovenia ha vinto i campionati europei di pallacanestro, fu analizzato il fenomeno sloveno perché è un paese che conta meno abitanti della città di Roma. Meno abitanti, sì, della Toscana. Della Toscana, e che... Però si fa vanto di avere un campetto di basket ogni isolato. Mm. E quindi... E che il prossimo anno ha un giocatore... Un giocatore ai Dallas Mavericks dopo aver vinto l'Eurolega. NBA. Insomma, quindi giocatore vero. E l'idea nostra è stata quindi quella di investire in questa direzione per favorire una cultura che ovviamente vedrà i suoi frutti tra qualche anno. Certo. Però l'idea quella di potenziare i campini all'aperto è un'idea su cui noi crediamo tantissimo. I cosiddetti playground. Ovviamente il basket la fa da padrone, lo street basket la fa da padrone, anche per la semplicità di costruzione di un basket rispetto per esempio ad una palla a volo, e c'è la dinamica della palla che vola, che lo dice anche il nome, e anche dei campetti da calcio. Però ecco, è un intervento che cerchiamo di fare davvero a tutto tondo, compreso anche le bocce, per esempio in via di Pesciolina abbiamo rimesso a posto il pallaio. Detto questo, il tessuto imprenditoriale può dare una mano, il tessuto imprenditoriale può assolutamente dare una mano. Noi abbiamo avuto negli anni tanti imprenditori che hanno fatto il bene dello sport in questa città. Io mi auguro che siano sempre di più quegli imprenditori che decidono di veicolare il proprio marchio, le proprie politiche aziendali, anche a livello non soltanto pubblicitario, ma anche a livello interno rispetto a quello che può essere una gestione dei dipendenti, una possibilità di offerta ai dipendenti attraverso lo sport. Perché lo sport è davvero un qualcosa di assolutamente trasversale a tutto, all'età, alle classi sociali, all'indirizzo di residenza, perché poi appunto le persone facendo sport si muovono. All'etnia, diciamo. Assolutamente, no? Assolutamente è un qualcosa che va al di là. E quindi avessi un marchio, avessi un'azienda, non ci penserei due volte, e visto che a Firenze non mancano le belle realtà sportive, non mancano le belle realtà che hanno dimostrato in questi anni di saper fare un progetto, di saperlo costruire e di saperlo far crescere, ecco, non avrei dubbi e investirei pesantemente sullo sport. Fabio? No, continuando a parlare di Piano Doncic, fra l'altro è una dichiarazione, è una frase che mi piace molto, insomma, un titolo mi piace molto, sì, Piano Doncic, non mi piace. Visto, no, ieri voi l'avresti apprezzato. No, l'ho apprezzato particolarmente. Io farei il lancio della trasmissione su questa cosa. Se non l'apprezzava il Ferri, voleva dire che era proprio... No, cadeva nel vuoto. A proposito degli amici del basket, no? Prima abbiamo anche citato Piacente, imprenditore umbro, che insomma ha dato a Firenze la squadra di vertice in questo momento, almeno la Fiorentina Basket. Ieri c'è stato l'incontro con Nardella. Sì, ieri ci siamo incontrati, è stata una bella chiacchierata. Il presidente Piacente ha illustrato quali sono le ambizioni di questa realtà, che è una realtà che ha dimostrato in tre anni di aver stabilito un grande rapporto con la città, e questo evidentemente è un qualcosa che chi amministra la città non può non tenere presente, anzi lo vuole tenere massimamente presente, e quindi fondamentalmente è stato un buon incontro su cui evidentemente ci siamo presi vicendevolmente degli impegni di vicinanza, di partecipazione, di seguire quello, cosa che ovviamente aveva fatto fin dal primo giorno. Ma per smentire qualche voce che si è sentita in città, la Fiorentina resta a Firenze. No, insomma, hanno già fatto anche l'iscrizione al campionato, appunto. Quindi insomma, quello penso proprio sia le voci da esatto. Il classico giravoce che